Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi mi è venuta voglia di latte di mandorla e quindi ho pensato, anziché bere quello del supermercato già fatto, di realizzarmelo da sola con le mandorle. Io ogni tanto lo faccio, ma non sempre perché comunque ci vorrebbero un sacco di mandorle, quindi lo faccio solo qualche volta e oggi ho deciso di condividerlo sul canale. Quindi andiamo subito a vedere come si fa. Per fare il latte di mandorla vi serviranno semplicemente delle mandorle pelate, 40 grammi, 300 ml di acqua e un frullino tipo questo. È molto molto semplice. La prima cosa da fare è mettere in acqua le mandorle e lasciarle in ammollo per 7-8 ore. Una volta scolate, le andremo ad inserire nel nostro frullatore. Andiamo a tritare. Una volta ottenute le mandorle tritate in questo modo, andate ad aggiungere un pochino d'acqua, più o meno mezzo bicchiere. Una volta aggiunta l'acqua, andate di nuovo a tritare. Una volta ottenuto un composto molto liquido, vi servirà un colino perché dovremo andare a filtrare il latte di mandorla. Prendo quindi un bicchiere e un colino che vado a posizionare sopra il bicchiere e semplicemente vado a versare il mio latte di mandorla. Il colino deve essere molto fine, a trama fine. Aiutatevi con un cucchiaino in modo che non vada perso nulla e andate a premere un pochino sul colino in modo da riuscire a far uscire tutto il latte possibile delle mandorle. Ecco il latte di mandorle. Una volta che lo avrete filtrato bene, avrete riempito il vostro bicchiere, potrete andarlo a bere. Se ne viene troppo poco, potete sempre diluirlo con un pochino d'acqua. In questo caso non c'è assolutamente zucchero, voi se volete potete andarlo ad aggiungere. Io spero che questa ricetta vi sia stata utile, vi do appuntamento al prossimo video, mettete un like se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, io vi mando un bacio enorme.